Bentrovati e bentrovata ad una nuova puntata di Sarà Tempo, questa sera ci occupiamo di fotografia in diversi fronti di guerra. Il primo reportage di guerra risale al 1855 ed è stato firmato dal britannico Robert Fenton, che si trovava sul campo della guerra di Crimea, ma è soprattutto dalla prima guerra mondiale che la fotografia irrompe nel campo di battaglia, servendo a diversi usi, propagandistico, strategico, ma anche documentaristico, perché al fronte c'erano tantissimi ufficiali borghesi che si portarono da casa le loro fotocamere per documentare appunto la loro guerra. Iniziamo a parlarne con la nostra prima ospite. E diamo il benvenuto a Silvia Bertolotti, buonasera, benvenuta a Saratempo. Buonasera. Tu sei insegnante di lettere e storia eh, alle superiori, sei laureata e dottorata qui a Trento. Arrivi direttamente da Schio perché hai lavorato ad un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Caritro sul rapporto tra Calamandrei e il Trentino, da cui è uscito un volume che si intitola Contrasti, eh, la grande guerra nel racconto fotografico di Piero Calamandrei perché noi conosciamo eh, tante facce di Calamandrei, soprattutto il Calamandrei giurista, avvocato, esponente politico, padre costituente. Forse la cosa che è un po' meno conosciuta di lui è che Calamandrei è stato anche un fotografo di guerra. Quindi presentaci questa sua veste, questo suo ruolo nella Prima Guerra Mondiale. Sì, eh, Calamandrei, eh, Piero Calamandrei è stato un interventista democratico, partecipa alla Grande Guerra come volontario è, appartiene inizialmente ad un battaglione della milizia territoriale, eh, poi al, entra nel 18 nel servizio P, arriva in zona dopo un, un apprendistato, alcuni mesi di... Ehm, di esercitazioni militari a Pistoia, a Firenze a Campo di Zoro uh, arriva in zona di guerra ufficialmente il 26 gennaio 1915, arriva in un paese dell'Alto Vicentino che è San Vito di Leguzzano. Ci dice che cos'è il servizio P? Sì, il servizio P è il servizio Propaganda. Um, Calamandrei entra al servizio propaganda nell'aprile del 1918 e um, abbraccia questa nuova esperienza anche con grande entusiasmo perché finalmente gli sembra che in qualche modo la comunità della guerra stia tentando di eh, riallacciare eh, quella relazione estremamente lacerata con il mondo eh, non solo degli intellettuali ma con il mondo dei civili, dell'istruzione e dell'assistenza. Eh, il servizio P è un servizio estremamente complesso e articolato eh, che fa perno attorno all'esigenza non solo dell'assistenza materiale sanitaria alle truppe ma anche e soprattutto ad un'assistenza di tipo morale e psicologico opera anche e soprattutto sulle prime linee. La sua azione si svolge prevalentemente tra lo Zugna e il lago di Garda. Anche in, durante il servizio P darà modo insomma, di dimostrare come la fotografia diventi un, un fatto essenziale durante la Grande Guerra. In questo volumone di più di 300 pagine ci sono tantissime fotografie. Che cosa fotografava Calamandrei? Sì, allora Piero Calamandrei ha, con il suo racconto fotografico apre una finestra sul mondo della guerra che mh, direi che nulla ha da condividere con l'immagine della guerra epica o con il terrore degli scontri. Calamandrei sceglie di fotografare il lavoro della territoriale, ad esempio, i momenti di fatica della territoriale, l'attività dei soldati, la costruzione delle infrastrutture che poi generano la guerra, i paesi distrutti, la vita quotidiana dei soldati nell'accampamento, la messa degli ufficiali, i momenti di pausa, i momenti anche di svago. E quindi è una, è una fotografia che ci riporta un'immagine della guerra che è lontana sicuramente dalla retorica, è un diario soprattutto di un'esperienza. Quindi molto diverso diciamo da eh, un utilizzo della fotografia di guerra come arma che poi diventa eh, per, strategica per conoscere il, il territorio o una fotografia come rappresentazione che poi serve alla propaganda, è eh, una fotografia più intima delle retrovie diciamo? Sì, è una fotografia intima in quanto soprattutto la, si può dire che la finali, le finalità della fotografia di Calamandri nella Grande Guerra siano tre, e inizialmente è una finalità dovuta alla necessità di rassicurare la fidanzata in quanto eh, questi scatti fotografici erano prevalentemente inviati alla fidanzata e ai propri cari, quindi eh, condividere questa esperienza personale con, con la fidanzata lei. e i familiari, rassicurare quindi di dove lui si stava trovando, cosa stava facendo. Poi però eh, durante i mesi del conflitto è chiaro che il mezzo fotografico, il medium della fotografia diviene anche qualcosa d'altro, diviene anche un documento memorizzato lui stesso nell'epistolario spiega più volte Ada come il significato di questi scatti eh, sia di tipo retrospettivo e memoriale, cioè conservare eh, vivo il ricordo di quello che lui sta vivendo. Questo è il secondo aspetto. Un terzo aspetto poi si sviluppa appunto eh, durante il servizio P di cui si parlava precedentemente, perché è chiaro che poi anche la fotografia, eh, le fotografie scattate da lui durante il servizio P assumono anche una valenza di tipo. Non dico retorico, però sicuramente hanno un peso e un, vogliono veicolare ecco, dei significati eh, anche... Diciamo politici e di contenuto ideologico diversi. È una fotografia, quella di Calamandrei, che intrattiene un fito, un fito, uno stretto rapporto con la scrittura, cioè con la sua corrispondenza dal fronte. Calamandrei scriveva due o tre lettere ogni giorno alla fidanzata e ai familiari o ai suoi sodali. E le fotografie che lui scattava costituiscono una sorta di apparato iconografico della corrispondenza stessa, tanto che le descrive in modo molto dettagliato nelle lettere. Quindi direi che le lettere e le fotografie sono da considerare Bene, come sì. un unico eh, quasi corpus eh, poetico. Immagino che tu abbia visto anche molte altre foto scattate da altri fotografi, sì, altri sia professionisti che certo. eh, fotoamatori. Ci sono delle particolarità sì. di Calamandrei o viceversa? Ci sono altri? fotografi che hanno delle peculiarità io direi che ehm, al di là dei grandi nomi come Luca Comerio o eh, Luis Bogino ad esempio per eh, i fotografi di professione un fotografo che io in qualche modo ho sentito di poter eh, affiancare o comunque in qualche modo mettere a confronto con Piero Calamandrei è eh, Falerio Iniesti, Falerio Iniesti è un fotografo di professione meno noto di altri e, mh, originario di Firenze più o meno coetaneo tra le altre cose di Piero Calamandrei lui scatta da aerostati da aerei quindi la sua è una fotografia specifica diversa. che ha una finalità di tipo uh, militare ma non solo anche di propaganda qua ad esempio uh, la uh, squadriglia di Francesco Baracca conosce quindi e fotografa Francesco Baracca Gabriele D'Annunzio un fotografo invece amatoriale come può essere stato per passione, come è stato Piero Calamandrei, mi verrebbe da citare uno scrittore, giornalista, ma anche fotoreporter, quale Paolo Monelli. Sicuramente. Le fotografie che Monelli scattò durante il suo servizio militare negli anni della Grande Guerra sono ricomparse solamente dieci anni fa, quindi anche lui è stato un fotografo privato durante la Grande Guerra, anche quasi privatissimo, molto più capace però dal punto di vista tecnico ad esempio di, di Piero. Accomuna Monelli, secondo me, a Piero Calamandrei la volontà, cioè questo sguardo eh, di, uno, di uno scrittore sulla vita degli uomini al fronte. Dicevamo prima il legame di Calamandrei con il Trentino, eh, perché Calamandrei è stato uno dei fotografi che hanno documentato l'ingresso nella Trento Liberata. Sì, eh, Piero è tra i primi ufficiali a entrare nella Trento Liberata prima ancora dell'arrivo delle avanguardie militari. E, mh, mh, Piero, quando si trova: um, Sta arrivando da Rovereto sta arrivando a Trento. Quando si trova presso il caseggiato di Acquaviva e in eh, scorge un trappello di eh, soldati austro-ungarici, Si tratta di un di un gruppo di ufficiali dei Kaiserjäger e eh, li osserva, quindi si ferma, non sa quale intenzione questi possono avere nei suoi confronti e vede che fanno un gesto e quindi comincia a, può, a temere anche per la propria incolumità. Poi invece si rende conto che questi estraggono in maniera abbastanza indifferente delle macchine fotografiche e cominciano a fotografare lui e gli altri ufficiali italiani. Quindi Calamandrei d'improvviso è sbalzato al centro della, della scena, è sbalzato Stato al centro della storia, dopo aver fotografato lui i luoghi della Grande Guerra per anni, questa volta è lui a essere protagonista. Al centro, però, è ripreso da un altro punto di vista, cioè, che è quello dei vinti. E quindi sembra in qualche modo. Racconta l'episodio in una conferenza che poi tiene nel 19 presso il Liceo Beccaria a Milano. Sembra in qualche modo voler sottolineare come la fotografia eh, nella Grande Guerra sia diventata un'arma, ma è un'arma psicologica, un'arma sulla nostra coscienza e anche sulla nostra capacità eh, o meno di provare emozioni, di veicolarle, e anche sulla necessità di salvare vivo il ricordo di queste situazioni. Grazie alla fotografia tutto questo è possibile. Silvia, io ti ringrazio per averci portato il tuo occhio esperto su un calamandrea inedito, per averci portato anche questi oggetti che ne testimoniano la sua attività nel corso della prima guerra mondiale. Noi invece andiamo a vederci la storia di un'altra fotografia memorabile scattata nel 1945. Lo vediamo nella rubrica Tesla, curata come sempre da Ivan Pavlovich. Edison, ha rapito Nicola e la macchina del tempo? Sono molto triste. Poche ore fa ho saputo che Nicola ha vinto un concorso per cortometraggi sulla Prima guerra mondiale. Lo vedremo velocemente, tanto è un film muto. Mi manca molto, anche se si fermava con la accentata per sembrare francese. Che Tesla è troppo scosso per condurre la trasmissione, sarò io a prendere le redini. Oggi parleremo di una delle fotografie più famose della seconda guerra mondiale. Il 19 febbraio 1945 gli Stati Uniti lanciarono l'offensiva un contro Iwo Jima, il primo territorio giapponese raggiunto nel corso del conflitto dalle forze alleate. Dopo una lunga e intensa battaglia, il 23 febbraio gli americani conquistarono il monte Suribaci. Proprio in quella mattinata fu scattata da Joe Rosenthal questa foto, che due giorni più tardi finì sui giornali americani, diventando subito un'icona. Nello stesso anno di pubblicazione vinse il premio Pulitzer. Felix de Walton la usò come ispirazione per scolpire il Marine Corps Memorial nel 1954. L'aspetto curioso è che quella di Joe Rosenthal non fu la prima foto scattata sul Monte Suribaci. Il primato è del sergente scelto Louis R. Laurie. Non l'abbiamo già fatto vedere la settimana scorsa? C'è qualcosa di diverso e non riesco a bloccarlo. Com'è possibile? Oh cielo! Continuiamo a parlare di fotografia di guerra con il sociologo Andrea Pogliano. Buonasera e benvenuto a Saratempo. Eh, tu insegni all'Università del Piemonte Orientale dove ti occupi di media e di spazio pubblico. Hai scritto diversi libri tra cui le immagini delle notizie e sociologia del fotogiornalismo. E eh, con te vorremmo provare a ragionare su come eh, la guerra ha di fatto e le diverse guerre nel corso del Novecento hanno cambiato il ruolo della fotografia e del fotografo eh, al fronte. È cambiato innanzitutto eh, l'immaginario di guerra dopo quello che abbiamo visto prima, quindi dopo eh, la, la fotografia di guerra della prima guerra mondiale? Ma il, il grande punto di svolta è arrivato in parte con la guerra di Corea e poi soprattutto con la guerra del Vietnam. Um, nel senso che, se fino a quel momento lì la guerra era una la fotografia di guerra, era una fotografia di retrovia uh, fatta soprattutto ai soldati, con lo scopo principalmente di. Di mostrare alle famiglie a casa eh, appunto lo stato di salute dei, dei loro uomini. Eh, col, con la Corea e poi col Vietnam invece diventa una fotografia del fronte, quindi una fotografia dell'azione, eh, dove la morte, l'orizzonte della morte e dell'azione di morire diventa il punto culminante dell'immaginario della fotografia di guerra. Il Vietnam ovviamente costruisce un racconto per cui il fotografo viene mitizzato perché diventa l'eroe. Che disvela eh, la brutalità della guerra in un contesto in cui il movimento antiguerra è forte. E quindi lì si crea il mito della fotografia di guerra ed è una fotografia del fronte, dell'azione, della morte. E un altro momento, tu mi dicevi quando parlavamo, particolarmente importante per capire il ruolo della fotografia anche rispetto ad oggi è eh, la guerra in Jugoslavia. Sì, la guerra in Jugoslavia ha complicato le cose. Nel senso che in molti fotografi che io intervistai per una ricerca, ehm, che avevano fatto la, le guerre in Jugoslavia, mi raccontavano ehm, che lì hanno scoperto che non, non era più così facile essere degli eroi eh, come reporter e come fotoreporter perché si era vittima di propagande incrociate. Quindi, molti fotografi avevano poi il dubbio che quello che avevano fotografato, convinti che significasse ciò che gli avevano detto che significava, ehm, in realtà poi hanno scoperto di essere stati manipolati dalle varie fazioni in campo che gli dicevano: Ecco, guarda, questa fosse comune. E, la fo e poi però chi lo sa cosa fosse veramente. Quindi, esporsi al rischio continuo della propaganda e della manipolazione. E quindi. La guerra in Jugoslavia, pur avendoci regalato delle, delle importantissime fotografie, mm -hmm. ha mostrato anche questa difficoltà enorme. E una delle prime ricerche che tu hai fatto, tu indaghi sulle immagini, ma poi vai anche nelle redazioni a eh, parlare con, eh, con i fotografi per capire come fanno eh, il loro lavoro. E appunto una delle tue prime ricerche ha riguardato la guerra in Iraq. Sì. Eh, lì cosa, cosa è successo? E lì è successo che per scongiurare il pericolo Vietnam la macchina eh, militare governativa americana ha iniziato a eh, contingentare i fotoreporter e, ehm, e quindi questa struttura che viene chiamata appunto del giornalismo embedded, ehm, i eh, fotografi sono al seguito dei contingenti militari. E la narrazione è orchestrata a monte eh, e il fotografo è obbligato a fotografare quello che ehm, gli agenti militari gli dicono di fotografare. E in questo senso uh, la storia che viene fuori attraverso il dispiegarsi delle fotografie è una storia che da una parte è il racconto umanitario uh, costruito dalla propaganda invece irachena, mm -hmm. di chi è andato sin dall'inizio a Baghdad. E l'altro pezzo del racconto è il racconto di chi segue i contingenti passo a passo e deve essere il racconto di liberazione de de del popolo iracheno dal dittatore. Ci fai qualche esempio rispetto a qualche immagine che magari può ritornare anche a noi alla memoria? Beh, tutte le immagini um, in cui, i, i, nel percorso per arrivare a Baghdad, uh, i fotografi mostrano uh, uh, queste scene in cui vengono buttate giù le varie statue di Saddam Hussein, oppure vengono deturpati i, i suoi i murales che lo raffigurano. Uh, tutto è focalizzato a buttiamo giù il dittatore ma liberiamo il popolo. E poi la scena finale, l'arrivo a Baghdad uh, con questo set che viene proprio costruito uh, dagli americani in cui, e dagli inglesi in cui sostanzialmente si butta giù la statua centrale nella piazza centrale di Baghdad e uh, si vedono gli iracheni accanirsi contro questa statua. In realtà gli iracheni presenti erano molto pochi, ma i fotografi hanno accettato di raccontare questa scena dalla prospettiva che facesse sembrare. E poi ci sono le immagini umanitarie, per cui anche lì queste immagini um, in cui i militari offrivano viveri, offrivano prodotti Uh, perché era funzionale al racconto appunto della guerra di liberazione e del uh, contesto umanitario e anche quelli erano dei piccoli set che volta per volta venivano montati e i fotografi erano uno a fianco all'altro a pancia in giù sui camion a fotografare uh, i ragazzini, le donne che prendevano questi, questi beni di prima necessità e poi venivano smontati e si ripartiva, quindi era davvero un uh, racconto molto controllato. Senti, ma sempre più, cioè oggi quando si pensa alle immagini della guerra si pensa sì alle fotografie, ma soprattutto al racconto eh, che ne fa la televisione. Come come si sposano questi due media? Cioè, raccontano due guerre diverse o raccontano alla fine lo stesso scenario che ci stavi dicendo? In parte raccontano la stessa cosa, ci sono però dei casi interessanti che non sono prettamente di guerra, non possono essere raccontati come un pezzo di una guerra più vasta. Eh, penso appunto all'attentato dell'11 settembre. Eh, lì, ad esempio, la televisione ha mostrato in loop. Questo, questo evento spettacolare eh, da fin catastrofico. Uh, la fotografia invece ha mostrato i corpi, quindi la fotografia ha lavorato sul retroscena diciamo dello spettacolo, però ha avuto una funzione sociale enorme perché è grazie alla fotografia che uh, gli americani hanno potuto piangere i loro morti avendo davanti un immaginario che fosse diverso da quello spettacolare televisivo. Io credo che oggi la fotografia abbia una funzione forte soprattutto quando racconta un pezzo di retroscena, non è più uh, in grado di stare seriamente su quel mito, della guerra, del fronte, dell'azione e della morte uh, vista in diretta, ma invece ha una funzione forte di disvelare la macchina di propaganda oppure di uh, aiutare a produrre un, uh, un immaginario che serve ad assorbire il trauma, il lutto. Una cosa, secondo me, interessante della guerra in Iraq è che le fotografie più forti, oltre ovviamente a quello che è uscito da Abu Ghraib, dalla prigione di Abu Ghraib, che non c'entra niente con i fotografi professionisti, sono invece le fotografie dove il fotografo, anche a rischio di di essere poi malvisto dai colleghi, fa due passi indietro e mostra la macchina in azione. Per cui, sia di quella piazza di Baghdad sia degli aiuti umanitari di cui parlavo prima, ci sono delle foto che mostrano proprio la macchina della propaganda. Quando si parla di fotografia di guerra, appunto, si pensa a, a determinati fronti vero è che forse un fronte che un po' oggi possiamo avvicinare a quello della guerra è il fronte migratorio, perché in questo caso come viene raccontata eh, quel, questo tipo di fenomeno. Te lo chiedo perché eh, insomma una delle tue pubblicazioni più recenti è appunto eh, Facce da Straniero, quindi mi chiedevo come, come funzionava questo passaggio. Sì, eh, per essere sintetici eh, e, e cercare di fare un parallelismo con la guerra, che in effetti io trovo che ci sia, eh, la cosa interessante è e che anche lì abbiamo un fronte e un, un, una retrovia, un retroscena. E, e anche lì mi, mi sento di dire una cosa simile a quello che ho detto per la guerra, cioè che oggi sono le fotografie di retrovia che ci raccontano qualcosa di diverso. Um, il fronte possiamo dire che sono gli, gli sbarchi, i salvataggi in mare, i primi arrivi, però anche le fotografie di strada della migrazione, uh, le persone per strada. Um, mentre tutta la fotografia di retroscena che racconta le persone al lavoro, le persone in famiglia, le persone a scuola, che è il grosso della migrazione, pur Rispecchiando molto meno e sempre meno, tra l'altro, l'immaginario atteso della migrazione, uh -huh. uh, in realtà rispecchia la realtà dei fatti molto di più che non quelle immagini. Scusa, um, le foto dei bambini. Le foto, le foto dei bambini, le foto dei bambini beh, abbiamo, sappiamo tutti che una delle immagini più importanti, se vogliamo, più, eh, che hanno cambiato il panorama della fotografia di migrazione negli ultimi tempi è stata quella di Alan Curdi. Ehm, quindi questo bambino trovato sulla spiaggia di Bodrum morto, ehm, che ha creato scalpore, ha creato un momento di vuoto, tanto che anche la Merkel ne ha approfittato poi per fare anche una mossa impopolare ma che in quel momento è risultata accettabile. Quell'immagine quell è, propriamente, dal mio punto di vista, un'immagine che non è un'immagine di migrazione, perché noi la morte non siamo stati abituati a vederla con la migrazione um, e quindi quell'immagine, oltre a riportare la morte, e, e ci sono stati altri casi, anche, lo, la, anche la tragedia di Lampedusa, um, con questo barcone che è stato ritrovato e queste immagini addirittura messe in prima pagina uh, con le fotografie che i migranti portavano dietro con loro nel viaggio, quello apriva una finestra straordinaria su qualcosa che non è mai raccontato. Um, e la fotografia invece di Alan Kurdi, uh, dal mio punto di vista, è stata così sconvolgente perché non era una fotografia di migrazione, come prendere una foto di guerra o una foto di una catastrofe umanitaria, metterla lì e dire questa è la migrazione. E quella era la prima volta che veniva fatto in modo così evidente. E questi spiazzamenti rispetto a ciò che uno si attende di ricevere dalle fotografie su quel tema lì uh, creano un momento sovversivo. E io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci portato il tuo sguardo sociologico tra scena e retroscena della fotografia eh, al fronte. Noi andiamo a vederci tre consigli sempre legati alla fotografia nella nostra playlist tematica. Flags of Our Fathers è un film del 2006 che descrive la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei soldati statunitensi. Mentre l'altro film, diretto sempre da Clint Eastwood, Lettere da Iwo Jima, ritrae il punto di vista giapponese. Qui il racconto ruota intorno alla celebre foto scattata dal premio Pulitzer Joe Rosenthal, di cui ci ha parlato anche Ivan Pavlovich nella rubrica Tesla. I protagonisti di questo film sono tre dei Marines fotografati mentre issano la bandiera americana sul suolo giapponese e il film racconta di come siano stati fagocitati dalla macchina della propaganda americana. Cartier-Bresson, Germania 1945, è la prima graphic novel pubblicata dalla casa editrice Contrasto. Questo racconto si sviluppa a flashback a partire dal 1946. 144 pagine basate su 30 celebri fotografie di Henri Cartier-Bresson, il fotoreporter che ha documentato la liberazione dei prigionieri francesi in Germania e ha scattato al campo appena liberato di Dessau la celebre fotografia destinata a diventare l'ultima della Seconda Guerra Mondiale. E concludiamo con la fotografia di guerra contemporanea. Conflict è l'acclamata miglior webserie documentaristica del 2016. Sei professionisti diversi si raccontano nei sei episodi mostrandoci dei lati inediti della fotografia, come la guerra fotografata vicino a casa, per le strade delle nostre città, ma anche le ferite profonde che questo mestiere lascia nelle vite dei fotografi. Ringraziamo Silvia Bertolotti e Andrea Pogliano per averci accompagnato lungo le guerre del Novecento e non solo attraverso le immagini fotografate e per averci mostrato come l'immaginario della guerra sia spesso stereotipato. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima per una nuova puntata di Saratempo. Buona serata!